ciao, sono Ivan, 29 anni, sono chitarrista solista. Tarocco. Ah, tarocco numero 19, il sole. Solista. Io sono Michele, sono Coti Cornamuse e sono... Non fa ridere! Sono il carro, che non mi ricordo che cazzo non lo sia, però boh, ok, vabbè. Sette forse. Io sono Furio, non bevo da 10 minuti e già ho 7. E quindi sono il bagazzo e sono l'usemitù. Io sono Dani, canto, sono numero 9, l'eremitero. Ciao, io sono il terrore della banda, sono nome, la luna, 18, cazzo me lo ricordo, suono il basso, ciao. Io sono Davide, sono il percussionista, il matto numero 0, il più facile di tutti, quindi esatto. Chiamatemi tutti, sono Davis, uno dei due chitarristi, sono il numero 6, l'innamorato. A te? A lui? Io sono Gianduia Vettorello della postata giornalistica Il Pautasso, sono il numero 11, La Forza, poi a Paus. Ti manca tu. Vabbè. Io sono il numero 4, ero chitarrista ma adesso sono fonico. Che storia! Anche flauto sei. E anche flauto. Allora, siamo qui in una fantastica atmosfera del post-fest con i Lukinze. Lukinze. Prima domanda, come cazzo si pronuncia? Lukinze. Lukinze. Allora, quindi, prima domanda, come presentereste Lukinze a chi non vi ascolta, chi non vi conosce? Ottimo, bene. Qual è anno? Innanzitutto è Lukinze. Lukinze, porca madonna. E come lo presentiamo Lukinze? Se dobbiamo descriverlo con una parola... Banda di bastardi. Folk bastardo dalle valli di Lazio. I marcioni! Cioè noi facciamo musica tradizionale, tutta musica popolare delle valli di Lazio, della delle valli occitane, in generale dell'arco alpino occidentale. Però facciamo reinterpretandolo a modo nostro, sia a modo metà, rimescolandolo col metal in senso larghissimo, tutta la musica estrema, black metal, death metal, sia reinterpretandolo con il nostro modo di fare molto Torino, molto HC, cioè abbiamo il DNA, ci cioè accattiamo a questo punto di vista, poi ci piace. Appunto, me l'hai detto, mi hai anticipato, che siete sempre stati caratterizzati da una forte ricerca delle vostre radici, no? Tipo la lingua in cui cantate, eccetera. E la domanda questa è un po' difficile, a trabocchetto. Cioè, è il vostro obiettivo promuovere, tra virgolette, promuovere la cultura occitana, oppure è tutto in funzione della vostra proposta musicale? Cioè, i Lukinze sono prima un gruppo metal o prima un gruppo folk occitano? Complicata, nel senso che noi partiamo sicuramente da un aspetto filologico molto molto importante e quindi badiamo moltissimo a promuovere quello che è il background del singolo pezzo piuttosto che del singolo testo. Noi ci ragioniamo molto sul pezzo. È anche vero che dal punto di vista dal punto di vista della composizione musicale, però prendiamo moltissimo da quello che è il nostro background personale, quindi si può dire che le cose si incontrano a metà, perché non partiamo esclusivamente da quello che vogliamo suonare, non sappiamo che cazzo dire, prendiamo dei testi occitani, non partiamo neanche solo dal testo occitano, dalla cultura occitana, perché è vero anche che buttiamo in mezzo tutta la nostra esperienza pregressa. La cultura occitana, franco-provenzale, alpina in generale è una cultura che ci appartiene in parte da un punto di vista così, dove siamo cresciuti, geografico, culturale, però dall'altra anche come un riferimento, un modello di libertà, come un modello di autogestione, qualcosa in cui ci riconosciamo anche da questo punto di vista. E quindi da un certo senso noi vogliamo promuovere la cultura alpina. Diciamo le musiche, le culture, ma la montagna. Esatto, la montagna in sé per quello che è, per come si vive, per come noi la viviamo. E poi comunque Lukinze è un progetto in crescita. È in crescita anche con le persone che cambiano, che sono cambiate molto in questi anni, ed è in crescita perché comunque noi non ci siamo posti un fine ultimo e unico, ma ogni lavoro che facciamo, ogni canzone ci approcciamo in maniera diversa. Ora vogliamo sviluppare sicuramente molto di più l'aspetto
aspetto filologico rispetto a prima, perché ci interessa molto di più, perché sembra che abbiamo i mezzi, le capacità, le conoscenze, la voglia, la sbatta di farlo. Quindi ad esempio il fatto di cantare in occitano, penso il nome della lingua, del dialetto, che poi è una lingua, è quello, giusto? Beh, non so, occitano in piemontese, arpitano, in bretone, quindi verrà ripresa in toto. Piano già, il prossimo album, canzoni in inglese, in italiano, le non troverete. Ci sono, ma già mai, già mai. Vogliamo espanderci verso sud, a dirla. Se volete canto in dialetto. Assolutamente sì. Una chicca ci sarà. Sarà una nel prossimo disco una chicca. Non anticipiamo nulla, ma di montagne va da un'altra parte. Vabbè. Invece parliamo un po' dello stile musicale, cioè qua parliamo solo di musica. E come avevo detto anche ieri, voi siete uno, diciamo, di quei pochi gruppi che unisce, oltre ovviamente strumenti folk, poi trash, e siete uno dei pochi gruppi che ci unisce anche l'hardcore, giustamente essendo di Torino, quindi il punk. Esatto. E, insomma, come è nata questa linea dal punto di vista musicale, si parla? Guarda pure lui che è colpa tua. Tutto naturalmente, sì. Perché sono tutte state, sì, sono stati arrangiamenti spontanei. Comunque Torino è una città che ha l'hardcore nel sangue, quindi sono tutti partiti comunque da basi metal per poi finire nel... Siamo tutti partiti comunque da basi decisamente metal per poi partire in altri progetti nel post piuttosto che nell'hardcore, quindi c'è la deviazione proprio torinese è quella. E poi c'è anche da dire che ogni brano della cultura occitana, franco-provenzale che sia, ha, come dire, una certa anima nascosta dentro, per cui attitudine, per cui bisogna tirarla fuori, e a volte viene, è un pezzo magari un pochettino con un sound più metal perché ha delle tinte più oscure piuttosto che dei ritmi più saltellanti, mentre invece altri pezzi sono più scanzonati e più divertenti, per cui è normale tirarci fuori un'attitudine più punk hardcore. Sì. Comunque sono entrambi, hai ragione, sono entrambi generi che noi per la maggior parte, se la tira io me la tiro un sacco, sì. È quello piru piru della banda. Diciamo che Torino, appunto come città musicale, ha dato tanto dal punto di vista della pop punk. Mi vengono in mente già dagli anni 80 gruppi come Negazione, Declino. Quindi almeno da parte mia, poi non solo da parte degli altri, ma credo anche da parte dei compagni, c'è stata una netta influenza. Torino si può anche c'è da dire anche una cosa, che in realtà i pezzi sono già praticamente scritti, nel senso che la melodia, la melodia è già indice di come sarà il pezzo successivamente, nel senso che ci aiuta molto le linee melodiche, gli accenti, i tempi, a capire, a prevedere da che parte si svilupperà il pezzo. Come andrà a parare la parte? Come andrà a parare la parte? Allora, un'altra domanda, diciamo, sulla musica. Ora, voi usate come strumenti acustici, allora, me lo so segnato, poi correggetemi. Qua cadi, Un organetto diatonico. Ancora altri tre, facciamo. Giubilo! Allora, una ghironda. Quando cade? La ghironda quando cade? Allora, aspetta, ma intanto chi è che suona questi primi due strumenti? Così un organetto in organetto. Io sono l'organetto, il ghirondista è assente, ingiustificato. Ah, ok. È malato. Poi flauti, giusto? Flauti. Bravo. Una delle due new entry della banda. Ma te non eri batterista l'anno scorso? L'anno prossimo sono al bar. Mi avete riconosciuto. Come no? Tra l'altro poi devo dire una cosa a te e a Dennis, che vi odiamo tutti perché siete tipo gli unici che suonano, hanno suonato sia l'anno scorso che quest'anno al bar. Bravi!
sempre hanno perso mordente, vabbè, hanno morso per dentro. Infatti pensavo di lasciare il lupino dopo questo posto e se un altro gruppo che comunque si parlava in estremo, si diceva Come utilizzate questi strumenti? Vengono aggiunti dopo oppure magari il pezzo nasce da una melodia di strumento acustico? Penso che quasi tutti i pezzi partano prima dalla melodia folk, quindi la base è l'organetto più piuttosto che la ghironda. Più che altro sì, perché il pezzo è quello, la melodia è quella, la melodia è quella. Poi chiaramente ci... Sono poi i metallari del gruppo. Per quando riguarda i testi li aggiungete dopo oppure si passa dal testo? I testi sono tutti tradizionali. Alla peggio troviamo versioni diverse, le integriamo tra loro, però i testi sono quelli. Molto. È un pezzo semi-tradizionale con una storia particolarmente complessa dietro, ne parleremo quando l'avremo inciso. Vabbè. Viene dalla, non proprio dalle mie zone, è un pezzo calabrese. Primo testo nostro integrato in dialetto, o meglio ci saranno magari delle citazioni, insomma, però il testo sarà scritto da noi per la prima volta, non sarà un testo tradizionale, perché il pezzo è strumentale, però ci piaceva molto come la voce ci poteva stare su, abbiamo deciso di crearci sopra un testo inedito. Siete la prima volta qua, giusto? E in generale, senza stare qui a dilungarsi, come la vedete la scena italiana, naturalmente del genere folk metal? Diciamo che la scena che ci coinvolge di più al momento come genere attitudine è quella francese. Quella francese improntata su un certo tipo di modo di pensare, su un certo tipo di musica, su un certo modo di far festa che qua in Italia molte volte non viene fuori. Dopodiché un evento come questo, anzi, ti fa solo prendere bene, perché è proprio una delle cose che vuoi trovare quando vuoi andare a suonare. Birra ovunque, gente presa un sacco bene. Gnagne. La parola d'ordine adesso è gnagne. Comunque, poi in realtà non abbiamo conclusioni, cioè non è che ci sentiamo adesso, visto che comprendi gli italiani, no, qualcuno. No, però... Il nostro scopo, obiettivo è contribuire appunto attivamente anche alla scena italiana, cioè che non sarebbe qua. Tra l'altro vi ho trovato in una tipo un video su YouTube i 10 migliori gruppi folk metal francesi. Eccoli. Torino a metà strada. Comunque YouTube ci ha fatto conoscere anche a russi e cileni che sì, sono presi benissimo, a greci e russi, infatti, polacchi, per il quadro, anche a klingoniani, a romulani, no, comunque, la scena folk metal italiana esprime in generale dei gruppi che secondo me in questo momento spaccano parecchio. Forse... Attitudini, generi differenti, modi di vedere le cose diversi, però in generale c'è qualcosa di originale, di figo, di ben fatto, di curato, di bello comunque da ascoltare, di coinvolgente che ti piglia. Diciamo ovviamente la scena italiana a me piace. Sono poi magari amante di sonorità un po' diverse a me, sinceramente, ma è una cosa del tutto personale, non è il nome del gruppo. Quello che è un po' il Celtic Rock, ampia smetta. Però comunque suonare con gruppi italiani alle feste, suonare con il Furor Gallico, con i Folkstone, con i Maladecia, anche se Fatto giorni di con il Caleva, la Gotland, ci siamo sempre trovati bene, ci piace, ci divertiamo sempre un po'. Sul futuro, già mi avete detto che state registrando un nuovo album. Sì, abbiamo una DeLorean. Andiamo a registrare il 88 migliorari. Quindi, diciamo, la domanda, state registrando un nuovo album? È bellissimo. Sì. Siamo in ritiro spirituale, ci stiamo molto sbattendo da questo punto di vista. C'è tutto un riassetto anche dal punto di vista della formazione, c'è già stato. Adesso ci sarà il punto di vista dei fonici e tutto appunto nell'idea. Ma vogliamo citare Davidino che non è stato, cioè, nell'assetto della formazione? Cioè, nel riassetto della formazione, cioè, Dennis lo si sa già, cioè, rispetto alla formazione precedente avremo delle percussioni veramente veramente fastidiose. Il mio scopo è semplicemente dare fastidio al gruppo, ragazzi. Ho comprato adesso un tamburo enorme, ma lo vedrai, è molto 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 potente. In realtà è perché prima si suonava con dei timpani da batteria, la cosa creava particolari problemi, perché nessun problema. Si suonava lui o se suonavo io, quindi discorso di frequenza. La cosa dava particolari problemi appunto per le frequenze.
Inquadriamo Agnani. Abbiamo preso questo tamburone che sembra cambiare le cose. E adesso appunto sul nuovo album si capirà di più cosa sono le percussioni. Ok. A tre band avete anche un approccio politico molto non lo so, sì, siamo nazisti, sì, ma non si sa cosa di gioventù, siamo democratici di destra, ogni tanto democristiani, perché un gruppo lucano si definiva catto comunisti ebrei. Se levi il catto agli ebrei possiamo lavorare su quello che rimane, intendiamo più per bolscevico, dai. Sì. Niente, insomma, la domanda era su questo. Diciamo che l'idea più pregnante all'interno del gruppo è di portare fuori di nuovo anche qua a livello politico il concetto della montagna, il concetto comunque che non ci stiamo a vedere una montagna sempre più spopolata, sempre più dal culo, a cui vengono sottratte risorse sempre in favore comunque di un ambiente sempre più metropolitano, sempre più... Anche il discorso dei notab, visto che sta molto a cuore, avete suonato. Più che altro è la lotta che adesso sta coinvolgendo maggiormente Torino provincia, ci ritroviamo in modi diversi comunque coinvolti, ma tutti comunque in qualche modo coinvolti. Non è una cosa che ci sta indifferente. Ma più che altro sui, naturalmente le vostre opinioni, cioè politiche eccetera, sono queste, ma attraverso il gruppo voi volete trasmettere un messaggio anche politico, oppure sono semplicemente le vostre opinioni giustamente le sono seguite? Sono secoli che queste canzoni comunque trasmettono anche un messaggio politico, quindi adesso è semplicemente ripeterlo e rilanciarlo, cioè comunque sempre attuale, sempre più attuale. Poi, no, ha ragione Davide, non potremmo farne a meno, nel senso che comunque, come dice pure, sono comunque tipicamente, salvo qualche eccezione, dei pezzi molto impegnati. È ovvio che sono conformi all'indicazione di base che tutti noi esprimiamo. Diciamo che non la pensa allo stesso esattamente modo. Non c'è una linea politica, non esiste un soviet che ci gestisce. Anzi, noi ogni tanto sulla politica ci ammazziamo, esatto, facciamo certe litigate che tendenzialmente allora se vuoi la risposta semplice, sì, siamo tutti di sinistra, assolutamente, indistintamente. Lui dice di no, ma in realtà comunque è vero. Antifascismo, antirazzismo, antisessismo sono la carica base, assolutamente. Ma anche il gruppo, come gruppo volevo. No, allora non devi vederla in questo modo, nel senso che noi portiamo sul palco quello che siamo personalmente con tutte le nostre idee. Quello che siamo personalmente viene fuori in un collettivo sicuramente orientato, ma non per forza e non orientato a tavolino. È qualcosa che viene fuori, è un collettivo, viene da sé. Tu mescoli il messaggio politico delle canzoni, come diceva pure, come diceva Davide prima, sono necessariamente, intrinsecamente politicizzate perché hanno un'idea di base. E comunque è tutto assolutamente attuale. Assolutamente attuale. Poi ci mettiamo il nostro non troverai dei fascisti tra di noi, decisamente. E quello che viene fuori non è qualcosa che decidiamo a tavolino per proporci, è quello che viene fuori, punto e basta. Vuoi vederla in questo modo? Vuoi pensare che i Lukinza siano un veicolo politico? Fallo, ce ne frega un cazzo. Era una domanda. Vuoi vederla? No, cioè sta alla tua interpretazione. Noi ti diciamo quello che pensiamo, tutti, nessuno escluso, sia suonando che dicendo cazzate che parlando durante l'intervista. Quello che viene recepito esternamente, noi siamo sicuri che ci rappresenta perché è democrazia pura. Quello che viene interpretato, cazzi vostri. Diciamo che a prescindere noi siamo con le streghe banditi. A prescindere. Dato che praticamente ognuno di voi ha un numero e un nome, ma cioè lo decidete il voi. Numero è solo questo, a parte il 15, poi c'è il tarocco, ma cioè sta cosa è venuto fuori quindi mi cioè se l'agenda è una ognuno è quando se avete cambiato un po' la line up, sono entrati e hanno scelto un tarocco. Allora la line up che vedrai sul palco è costituita da 8 stasera, da 8 elementi. In realtà la line up effettiva saremo una quindicina. Nessuno esce dai 15. Lui non suona più la chitarra con noi, ma rimane il l'empire. Che cazzo Fonico,
l'imperatore. Rimane l'imperatore, quindi chi entra nei Kings viene segnato dall'arcano maggiore. A poco sul, okay. A, cerca, ognuno cerca di scegliere l'arcano che lo rappresenta di più. Però per noi abbiamo un numero tatuato a poco sulla chiappa. E comunque uno dei nostri ghirondisti è australiano, per il disco ha preso benissimo. Ci abbiamo gente anche in Lombardia, ci manderanno un sacco di Spagna. Cioè, abbiamo gente ovunque che collabora. Chiese dappertutto. Okay. No, i tarocchi, raga, sono venuti fuori da soli, nel senso che ognuno si è scelto un tarocco in maniera proprio istintiva e quello corrisponde, cioè, proprio a quello che siamo. E Lukins, per quello che è la descrizione della carta, per il suo significato, è esattamente quello che siamo tutti quanti. Okay. Da questo punto di vista, quadrato. Forse allora. Il sesso, la primigenia. Vabbè. L'antidogmatismo e le birette, e il cibo e limonare tra di loro. No, dai, ragazzi. Vabbè, oh, allora, siete stati davvero gentilissimi, per ora è tutto. Magari ci risentiremo sotto casa. Magari mi viene voglia di rinvistarvi di nuovo, quando sia il nuovo album. Stanotte teniamo svegli il campeggio, no? Voi dire una cosa? Io ho un'ora di sonno addosso, potete immaginare? Dilettante. Noi non ce l'abbiamo anche quella. Anzi, l'aereo e la pioggia ci hanno un po' disturbato. Infatti, pure a noi in campeggio. Poi abbiamo un video da farti vedere di noi che montiamo le tende sotto la pioggia. Io andrei a bere una biretta e poi andrei a suonare, va? Ok, quindi salutate come vi pare. Bella! Siamo un libero stilista. Vai a cagare! Approvo, l'avevi visto? Ha fatto una cosa ginnicissima. Che cosa? Si è messa a pecora. Questa volta non taglio un cazzo. Questa è la parte grande. No, si trattava di un animale selvaggio delle zone qui. Che il Daud detto pecora della bergamasca, che nei nostri valli chiamata più volgare gnagna. Vabbè.